Ieri sera a Salerno si è tenuta la 10ª edizione del Premio Internazionale Cilento Poesia 2024, organizzato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino. Ieri sera nella Sala Pierpaolo Pasolini a Salerno, una cerimonia di premiazione del prestigioso evento, nato nel Salento, nell'antico borgo cilentano, da un'idea di Menotti Lerro. Il premio per la poesia è andato ad Enrico Tessa, lo scrittore norvegese John Foss, Nobel per la letteratura del 2023. Presentato da Vittoriana Abate, originaria del Salernitano, la giornalista Rai ai nostri microfoni ha spiegato di quanto sia legata non solo al premio internazionale ma anche alla città di Salerno. Rappresentare le mie radici, le mie origini, io sono nata qui e tra l'altro ho vissuto le mie vacanze da adolescente, nella prima giovinezza, proprio nel Cilento, per cui conosco molto bene le bellezze naturali di questo territorio e quindi sono felice questa sera di poter essere parte di questo progetto che è il Cilento International Poetry Prize. Il premio si è evoluto da un'iniziativa locale ad un importante riconoscimento internazionale. Ha avuto inizio nel 2017 a Salento, nel Cilento. Da allora ha visto un incremento costante della partecipazione di poeti, scrittori e artisti di fama provenienti da tutto il mondo, consolidando la sua reputazione come uno dei premi più prestigiosi nel campo della poesia contemporanea. Raffaella Bonaudo ha apertamente sottolineato come il premio rappresenti non solo un riconoscimento di eccellenza nel campo della cultura, ma anche un'opportunità di promozione territoriale. Il Cilento si riconosce, si presenta spesso come un territorio chiuso su se stesso. L'idea che abbiamo invece è di un territorio aperto, di un territorio che sia culturalmente attivo, propositivo e che possa essere portato al di fuori del Cilento, al di fuori della provincia, al di fuori del paese e che abbia dignità di presentarsi al mondo con tutte le sue bellezze. L'innovazione che lanciamo questa sera, il percorso empatico culturale del Cilento, cioè la piramide culturale ospiterà al suo interno intanto un artista selezionato ogni anno che farà questo tour, 10 paesi scelti, partendo da Agropoli, paese del Castello, per poi andare a Pestum, paese di Poseidone, per poi andare a Salento, paese della poesia, e Omignano, paese degli aforismi, Rocca d'Aspide, paese della difesa, Palinuro, paese del mito, e quindi insomma Vatolla, paese dell'ozium, patria di Giambattista Vico, Velia, paese della filosofia, patria di Parmenide. Vedete che questi paesi quanto hanno da dire. Allora questo tour è un tour che noi suggeriamo al mondo intero, simbolicamente lo affidiamo ogni anno ad un artista, quest'anno sarà Lino Vairetti a fare il giro per questi 10 paesi, e quindi per provare l'essenza di questi territori, ma è un qualcosa fondamentale perché è il cuore della piramide, quindi il cuore del movimento. E poi devo anche dire che oltre questi 10 paesi ci sono tutti e 25 paesi che all'occorrenza potranno essere visitati allorquando sia il turista sia Lino, in questo caso quindi l'artista, ha voglia di vedere altri paesi culturali, perché la piramide si compone di 25 paesi culturali con una nuova essenza, una nuova denominazione che si sono data per elevare un territorio rurale, prettamente storicamente rurale, a territorio di alta cultura. L'arte e la cultura. Per noi il progetto nasce proprio come necessità di promuovere Salerno e soprattutto il Cilento. Questa terra meravigliosamente bella, baciata da Dio, con una storia millenaria, con dei paesaggi mozzafiato. Però è importante farlo anche attraverso la cultura. Da qui la necessità di fare eventi di alto spessore culturale come quello di stasera. Torno volentieri a Salerno perché l'ultima volta che sono venuta era l'anno del Covid, eravamo un pubblico gioioso, era la prima volta che venivo con i miei libri e però non ci siamo potuti toccare, abbracciare, ricordo perfino la firma delle copie era complicato, bisognava disinfettare le penne. Tra l'altro trovo la città anche cambiata perché ho visto qualcosa che non avevo visto prima, che credo non ci fosse, e dunque i premi sono anche un'occasione di conoscere l'Italia, quello che si fa altrove, le persone che fanno cultura altrove, come si promuove.
nuove, la lettura. Sono stata tante volte a Salerno, però in questa occasione sono anche molto, molto emozionata, oltre che onorata di ricevere questo premio così importante. Beh, sicuramente la musica è una delle arti che accomuna di più la gente, è quello che arriva, anche se tu chiudi gli occhi, ti arriva l'emozione, quindi ha un vantaggio maggiore di creare maggiori sensazioni, però fa parte del mondo dell'arte, per cui in qualche modo è uno dei veicoli che ci rendono felici, gioiosi